In questi due anni più che mai la tecnologia è diventata uno strumento essenziale nelle nostre vite. Ha infatti permesso a miliardi di persone di lavorare, svagarsi, passare il tempo con gli amici e persino andare a scuola senza muoversi dal proprio letto. Ma cosa succederebbe se la tecnologia sparisse di colpo e non si potesse più usare in nessun modo? Beh, in questo video ho passato 24 ore senza tecnologia e non è andata proprio benissimo. Sì che non è buona. Buongiorno a tutti signori. Allora, da come avete letto dal titolo, oggi sarà un video un po' particolare. O meglio, sarà un video dove potrei morire di noia, considerando che è inverno e considerando che il video di oggi è 24 ore senza tecnologia. La sfida, come avete letto nel titolo, consiste che io per 24 ore non possa toccare alcun oggetto tecnologico, ovviamente con qualche eccezione tipo le luci, perché se non avessi le luci non sarebbe più un 24 ore senza tecnologia, ma sarebbe 24 ore come un uomo delle caverne. Mi sono rassegnato a vivere come Shrek, sarò un Shrek, cazzo. Prima cosa che vado a fare è andare a spegnere il computer. Che schifo. Scotch è messo in questa maniera qua, adesso è letteralmente impremibile. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Casa completamente sigillata. Appunto che io stando con i miei, non è che posso dire a loro: mamma, non usare niente. E magari è il momento di vestirsi e andare a fare colazione. Allora signori, colazione fatta. E adesso che cazzo fa? Sono i letti da rifare, quindi penso che rifarò i letti. Mi sono segnati i compiti che devo fare, almeno nel senso faccio qualcosa. Era una giornata molto divertente. Mi chiedo come si divertivano negli anni 30. Scusa, cosa facevano i ragazzi di 15 anni? Andavano in guerra. Perché mi piace sparare così. Austriaci, tedeschi, biondini di merda, pam, pam, passava il tempo, eh. Picchiare mio fratello? Perché no? La cosa che mi manca di più è già ascoltare la musica, perché non potendo streamare musica, come l'ascolti la musica? I CD contano come tecnologia? In teoria sì. Come ascoltavano la musica le persone? Andavano a teatro? La creavano loro? Con le padelle? Sì! Benissimo, adesso che ho fatto anche i letti il divertimento è finito. Ma la vera domanda è: le persone quindi si divertivano a fare le pulizie? Perché mi sembra l'unica cosa da fare, onestamente, se non uscire. Ma essendo che siamo in inverno pieno e ci sta la nebbia e sono in un paesino sperduto, not good. E tanto per stare in tema, mi sa che qualcosa da fare ce l'ho. Tipo qui c'è una scatola di un pacco arrivato un mese fa. Ci sono tante scatole da buttare. Qui dentro ci sono tante altre scatole di cose inutili. Divertiamoci come si faceva negli anni 20. Evviva! Oggi pomeriggio uscirò un po' e lo faccio qualcosa, perché dopo che hai finito di fare le pulizie la cosa più simpatica che puoi fare è stare a dormire sul letto. E un video di io che dormo 6 ore non penso sia il massimo. Però arrivi presto, ora di pranzo. 2 hours later. È ora di pranzo, quindi è tipo l'una. Mangio e poi cosa faccio io? Leggo. Come si divertivano i bambini nei paesi 70 anni fa? Vado a mangiare, in qualche modo la noia la combatterò. A few inches later. Io cosa devo fare adesso fino a domani, scusate? Onestamente leggerei Data Live. Il problema è che Data Live in italiano non esiste. Non fatto fan made, ma è solo online. Non potendo usare la tecnologia. Porca! Meno male che c'è il libro di Jumbo Drillo. Ero sul punto di prendere lo spazzolino elettrico. Ma no, non posso manco usare questo, perché è elettrico e mi tocca usare quello normale. Sia una delle prime volte che vado in bagno senza il telefono. E la cosa è strana. Cosa faccio adesso mentre cago? Sto finendo di pulire quello che ho iniziato prima, visto che non c'è niente da fare. Per farvi capire, questo è lo schifo. Questo è tutt'apolvere. Ho appena realizzato che non posso usare l'aspirapolvere. Dovrei usare la scopa. Non so se riuscirò a fare questa cosa. Oddio, che schifo. L'ho fatta. 30 anni fa pulivano case intere con scopa e paletta. Sì. Bro, alzati. Dai, veglia. Ah, mi sono scritto su questo meraviglioso foglio i compiti da fare, perché erano tutti sul registro online. E quindi prima di fare il video me li sono scritti. Raga, cioè io non posso usare il registro online. Non posso nemmeno usare i libri online. Tipo io il libro di matematica, visto che è un robo di 2000 pagine, ce l'ho online. Non poterlo usare online vuol dire che io dovrei portarmi a scuola tutti quei dannati libri. Viva internet! Pazzo. Non stai impazzendo, lo giuro. Lo giuro, non sono pazzo. Bella raga, oggi siamo qua in una sessione da gaming dei miei compiti di matematica. Oggi proveremo ad affrontare i livelli 281 e 282 di pagina 115.
c'è stato quel momento in cui magari mi serviva una formula. Il fatto è che non potendo utilizzare internet, io non è che avessi quel dubbio e potevo andare a cercarlo su internet. No, dovevo andare a sfogliare tutto il quaderno per cercare la risposta alla mia domanda. E magari non avevo neanche scritto l'appunto, e se non avevo scritto l'appunto finivo così. Adesso però finalmente esco, vado ad Asti mia madre, che mia madre organizza di andare a pattinare con una sua amica. E poi magari mi faccio un giro, almeno così ho qualcosa di meglio da fare che stare a casa. E veramente tra un po'. Stiamo uscendo e mia madre mi fa notare: ma il Green Pass? Il Green Pass! Devo portarmi il cartaceo. E meno male che ce l'ho ancora il cartaceo. Quindi se non avete il telefono in questo periodo siete morti. O ve lo fate tatuare, no? Tipo sul braccio. O siete morti, sento vecchio. Ufficialmente un modo per ammazzarla noi, quando non si ha niente da fare, in particolare non si ha internet e si vive come primitivi. Tornando a noi, non so pattinare, ma ci si prova. Pattinare ammazza la noia e il tempo passa, perché una cosa che ho notato è che il tempo non passa, almeno così il tempo passa. E lo credo bene. Sono ufficialmente a casa. Allora signori, mi sono docciato, sono stanco, morto. Meno male che sono uscito oggi pomeriggio, perché a casa tutto il tempo mi sarei sparato. Sto aspettando arrivino le pizze. Presumo che stasera andrò a dormire molto presto, perché se no la sera qua diventa lunghissima. C'è una cosa che ho capito, è stata che veramente la giornata è un sacco più lunga, perché di norma tu non sai cosa fare, inizi ad aprire Instagram, ad aprire YouTube eccetera. Tu non puoi vedere alcun tipo di materiale multimediale senza la tecnologia. L'unico modo è andare a teatro. Ma non dica stupidate. Cena finita. Preso dalla noia, mi sono messo a leggere il fumetto di Jumbo. Ragazzi, sono delle reference meravigliose. Tipo questa. Tu il vino in brico tieni qui? Io sì, è San Crispino. Ah, ma è ronco. È bellissimo. Beh, ci sono dei momenti spettacolari in sto coso. E mi viene spontaneo voler mandare il momento a qualcuno o fare una storia su Insta, ma non posso. Sei totalmente isolato dal mondo, non puoi mandare niente a nessuno. Potrebbero morire tutti i tuoi amici e tu non sai niente. Di conseguenza vuol dire davvero che te ne stai con te stesso e fai quello che vuoi tu e non quello che vogliono gli altri. 2 seconds later. Ho appena finito tutto il fumetto di Jumbo. Cioè, ho finito tutto un fumetto. Cosa mi sta succedendo? Ma il problema più grande è che sono solamente le 9:23. Tipo, non sono manco le 9:30. Io cosa dovrei fare adesso? Io impazzisco. Inizio a sparare. Di solito finisco di mangiare a quest'ora. Sono fatte le 11. Mi sento vecchio a dire: sono le 11, è ora di andare a dormire. E quindi adesso io qui stacco e ci vediamo domani. Ma la domanda è: come mi sveglio domani mattina? Non è che abbia una sveglia di quelle del 1700 in casa. Vado ad affittare 2 galline, mi metto un gallo e una rosita, e così domani mattina. Buongiorno mondo. E buongiorno anche a voi. Siamo al punto di partenza. È nuovamente mattina. Sono passate ufficialmente 24 ore. Mi ha svegliato nel gallo, nella gallina, né niente. Mi ha svegliato semplicemente mio fratello, che è un cinghiale. Finalmente signori, 24 ore sono passate. La giornata è stata molto più lunga del solito. La scatola è ancora qua, sigillata. Togli sti cosi. Pacca tutto. Sì. Finalmente il telefono. Guardate, venerdì ore 10:07. Rendetevi solo conto un secondo di tutte le notifiche che non ho aperto ieri. Probabilmente avranno pensato che io sia morto. Quindi niente, è stato un esperimento molto simpatico. Lo rifarei, no? E quindi signori, se questo video vi fosse piaciuto, mi raccomando un bel pollice in su di supporto qua sotto per questa sfida abbastanza ardua. Fatemi sapere, mi raccomando, la vostra opinione qua sotto nei commenti, che è sempre molto molto apprezzata e gustosa. Se non volete perdere nessun nuovo video, anche vi raccomando una bella iscrizione con la campanella attivata, sarebbe il minimo indispensabile. Non sono passato un drogato, ma sono veramente appena sveglio. E ci manca anche pochissimo, i 50.000 iscritti. Quindi ragazzi, se non volete perdervi nessun nuovo video, anche una bella iscrizione sarebbe veramente veramente graditissima. Se volete parlare con me, avete domande o altro, in iscrizione trovate il link. A mia vera sezione, ovvero Instagram, Telegram e Discord. Su Instagram posto cose carine tutti i giorni, quindi seguitemi, mi raccomando. E detto questo signori, come sempre aggiungerei nient'altro. Noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video, perché mi sta morendo il braccio fuori di tenere la videocamera. Ciao ragazzi.